20 scrittori, 20 differenti poetiche che scrivono di una città e del territorio che la cinge, quel territorio che eravamo abituati a chiamare provincia, osservata attraverso occhi attenti e premurosi e raccontata con storie che legano presente e passato. Tutto questo in Cieli su Torino, un libro che alla vigilia del 10° anniversario dell'inaugurazione delle Paralimpiadi di Torino 2006 è stato presentato mercoledì 9 marzo a Palazzo Cisterna, la sede della città metropolitana. Cieli su Torino è stato ripubblicato dall'editrice Claudiana in una versione aggiornata, a 10 anni da una prima edizione che nacque appunto nell'anno dello straordinario successo delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi. È stato un momento di grande identificazione della città e del territorio, pensiamo a migliaia e migliaia di volontari, è stata l'occasione per offrire un'immagine nuova, inedita, di Torino e delle Valle Olimpiche, che ha favorito la conoscenza della nostra città e anche l'attrazione turistica della nostra città. Fra gli autori che hanno scritto per Cieli su Torino ci sono Giuseppe Culicchia, Laura Curino, Henry De Luca, Alessandro Perissinotto, Gianni Romeo, Darwin Pastorin, Gabriele Romagnoli e Younis Taufik. Nel nostro libro ci sono alcuni scrittori che ci raccontano che cos'è Pinerolo, che cos'è Ivrea, cos'è Chivasso e in che modo sono mutate queste realtà e in che modo si collegano anche con quello che è il centro Torino. Torino ovviamente è cambiata perché ha cambiato la sua natura, la sua vocazione, ma soprattutto è cambiata perché ha guadagnato un suo orgoglio, oggi c'è un orgoglio di appartenenza. Tra gli angoli di Torino raccontati in questo libro, lo Stadio Filadelfia. Io ho voluto raccontare la rinascita di questo che era un monumento alla gloria dei campioni che nel dopoguerra hanno riportato nella nostra nazione divisa, spaccata, ridotta in macerie, un senso di appartenenza, che hanno portato appunto l'orgoglio, che hanno portato la fantasia, la speranza, la voglia di rinascere, la voglia di ricostruire. Una delle grandi scommesse che ha vinto il nostro territorio, il territorio metropolitano, è quello del Comune di Torino, il cambiamento della cultura. Il cambiamento della cultura per quello che riguarda la ricezione turistica, forse inaspettato 10 anni fa e invece ormai dato oggettivo oggi, la potenzialità che i comuni delle nostre valli hanno saputo mettere in campo per attirare l'attenzione dei turisti di tutto il mondo.